Il titolo è Coppa della Perugina, giro automobilistico dell'Umbria, ma il libro scritto da Giuseppe Prisco, edito dalla libreria dell'ASI, l'automotoclub storico italiano, non si limita al semplice racconto delle vicende agonistiche della competizione che è iniziata nel 1924 per interrompersi dopo solo 4 edizioni ed è poi ripresa nel secondo dopoguerra, quando però lo spettacolo si è dovuto fermare alla terza volta. La chiave di lettura delle 208 pagine del volume in formato 29,5x21 è riassunta dalla frase «Genialità d'altri tempi», riportata sulla copertina assieme all'immagine che riproduce il manifesto dell'edizione del 1926. La genialità d'altri tempi, raccontata da Prisco, che vediamo assieme al presidente dell'ASI Roberto Loi e a Danilo Castellarin, curatore della presentazione, non è solo quello della manifestazione voluta dall'allora amministratore delegato dell'azienda che dà il nome alla gara, ma ci fa conoscere un ampio spaccato della società degli anni 20 del secolo scorso. In questo ambito non ci sono solo le corse e i loro protagonisti, gli uomini e le macchine che hanno fatto sognare tanto gli appassionati quanto i tanti, anzi i più, che una vettura al massimo la potevano vedere sfrecciare a tutta velocità per qualche istante. Le vicende sono quelle della Coppa della Perugina, ma l'atmosfera è quella che si respira nei contemporanei circuiti dell'Ario, del Tiguglio, del Savio, di Cremona, del Garda o della Targa Florio. E se è importante scoprire che per vincere la prima edizione Emilio Materassi installa un motore d'aereo ispano-svizzero da 300 cavalli sul telaio della Itala, è altrettanto sapere che per uno spuntino da gustare durante la gara un panino con il salame costa 2 lire e per una gazzosa servono 50 centesimi. Così come non si devono dimenticare gli avvisi agli spettatori, con la raccomandazione di non entrare sul circuito, dove le macchine concorrenti verranno lanciate a velocità fantastica sicuramente superiore alla media oraria di 100 km all'ora. Anche negli anni 20, però, i bilanci sono più importanti di qualsiasi motivazione sportiva o socioculturale e sulla Coppa scende la parola fine. Nel secondo dopoguerra, quando la Coppa della Perugina ritorna dando il nome a quello che da alcuni anni è il giro automobilistico dell'Umbria, la fase pionieristica ormai è lontana e la gara torna a risvegliare l'antica passione e nuovi interessi. Ma questa volta a mettere la parola fine arrivano gli echi degli incidenti che a partire dalla 24 ore di Le Mans del 1955 offuscano il fascino e l'epopea delle grandi corse su strada e che conoscono la loro fine definitiva dopo la 1000 miglia del 57. Il ricordo della Coppa della Perugina non si è affievolito nel tempo e nel 1984 la sua storia è ripresa, anche se solo come rievocazione. Un fenomeno culturale importante, anche questo raccontato nel libro, per far conoscere alcuni dei momenti più significativi della storia del motorismo del XX secolo.